Buongiorno. Purtroppo l'abbazia non è aperta per la pubblica preghiera. Che Grigor sia con voi. Siamo qui per una donazione da parte di Marta. Capisco. In tal caso, seguitemi. Io non voglio morire. Per favore, padre, datemi qualcosa per il dolore. Vi prego. La luce si affievolisce. Non voglio morire qui da solo. Va tutto bene. Ci sono io. Queste persone chi sono? I portatori di Marta. Ha deciso di affidarli all'attenzione delle mie cure, affinché alleviassi la loro sofferenza. Naturalmente per quello che riesco a fare. Per il poco tempo che hanno davanti a sé. Sono maledetti. Tutti. Come ogni altro portatore costretto a utilizzare il suo dono. Tutte le volte che attingono all'etere, il loro corpo si pietrifica, finché non resta soltanto roccia e dolore. E poi vengono gettati via. Non c'è assolutamente nulla che io o Marta possiamo fare per cambiare le cose. Ma almeno possiamo cercare di rendere le loro ultime ore un po' più gradevoli. Abbi fede, figlio mio. Troverai la via della rinascita. E proverai anche tu la gioia che in vita non hai avuto. Grazie, padre. Vi porgo i miei più sentiti ringraziamenti per le medicine che avete gentilmente portato. I loro ultimi momenti saranno momenti di pace. Se doveste rivedere Marta, ditele per favore che altri due ci hanno lasciato. Dobbiamo tornare al rifugio di Marta. Già, andiamo. Quasi questi due li uccido prima. Vai, bello!
costruire quell'acquedotto, sì. Ah, siete tornati. Grazie per esservene occupati. L'abate ha un messaggio per te. Ne sono morti altri due. Capisco. Venite di sopra. Quindi, ora sapete, eh? Ho visto molti portatori morire sul campo di battaglia. Ma mai così. E questo solo perché sono nati diversi. I potenti non possono strappargli il loro dono, quindi li privano della loro umanità. Oh, molti compatiscono i poveri portatori, ma finché ce ne stiamo tranquilli, a piangere per chi ci porta sulle proprie spalle, non cambieremo nulla. E così hai votato il tuo potere a Sid. Il poco che ho. Uso i profitti di questo luogo per comprare quei poveracci. Quindi quando l'abate ci ha detto che i portatori sono tuoi? Sì, sono mie proprietà, almeno per legge. Chi può ancora lavorare raggiunge prezzi oltre la mia portata. Posso solo occuparmi di chi non è più curabile. Ma ci sono anche buone notizie. Bernard ha finito di riparare il ponte. Potete proseguire per Pozza Orientale. Avete delle domande che cercano risposta, vero? Beh, buona fortuna. Grazie, Marta. Oh, quasi dimenticavo. Sid e io abbiamo altri amici a Rosaria. Indossate questa e sapranno che siete dei nostri. E sappiate che sarete sempre i benvenuti qui. Avevi ragione, Sid. Sono davvero loro. Lord Rosfield e Lady Warwick sono tornati. Che possano restare a lungo. Ole. Zero exp. Sid. Ah, Clive. Che ci fate qui? Ti sei ferito? Direi di sì. Con un migliaio di piccoli fulmini. Non li scaglio più come una volta. Considerala una medaglia al mio lungo servizio e alla mia pessima condotta. Ma non sei qui per confrontare le ferite di guerra. Esatto. Grazie, Sid. Per tutto quanto. Ah. Se volete andarvene, la scelta è vostra. Vivrete sicuramente una lunga e felice vita insieme se starete lontani da me. Sid! Io conoscevo una ragazza, schiava del suo fato, come voi. Volevo salvarla. Per un po' ho creduto di riuscirci, ma credere in qualcosa non lo rende vero. Sid. Più che un salvatore, sono un vecchio presuntuoso. Dico alle persone di forgiare il proprio futuro, ma invece di dargli il martello, lo uso per colpirle. E se nessuno vuole ascoltare quello che hai da dire, tanto vale tenere la bocca chiusa. Ma Clive, ti dirò questo.
Non sei un mostro. Sei la stessa persona di sempre. Accettalo e potresti sfuggire al tuo fato. Il mio fato? Hai avuto una vita difficile. E dubito che diventerà più facile. Forse non sarai in grado di salvare altri. Ma almeno puoi tentare di salvare te stesso. Ci proverò. Jill. Non ti conosco abbastanza, ma confido che ti prenderai cura di lui. Sì, lo farò. Hai finito lì? Sì. Bene, allora torniamo. Meglio non far aspettare Nanna. Addio. Devo trovarlo prima che lo facciano gli imperiali. Non posso parlare. Oh, ma tu sei Clive, vero? Martha mi ha detto di te. Dice che sei un mostro con quella spada. Sembri essere di fretta. Dove vai? Non lontano, spero. Ma non ho tempo da perdere. Potrebbe costare la vita a un uomo. Pare una cosa seria. Che è successo? Più che altro, che cosa potrebbe succedere? Hanno scoperto che è un portatore. E adesso, uno dei suoi ex amici, nonché vicini, vuole che venga portato via in catene. Dov'è il portatore? Non è così stupido da aspettare gli imperiali. È partito subito, lasciandosi tutto alle spalle. Ma presto lo inseguiranno. Devo trovarlo e portarlo al sicuro, in fretta. Ecco, se tu hai tempo e voglia, una mano non sarebbe male. Mi aiuti a trovarlo. Ma certo. Tra portatori dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Grazie, Clive. Con il tuo aiuto potremo riuscire a raggiungerlo. Si chiama Norreys. Dobbiamo trovarlo e portarlo da Martha prima che gli imperiali lo catturino. L'avete trovato? Non prenderete quel bastardo rimanendo fermi come degli idioti. Quel lurido verme mi ha ingannato. Ha finto di essere uno di noi e per tutto il tempo era uno di loro. Catturiamolo e consegniamolo agli imperiali. Impiccarlo sarebbe troppo poco. Beh, sbrigatevi. Se scappa sarete voi a finire col cappio al collo. D'accordo, Ronald. Ce ne stavamo andando. Ehi, questo vuole aiutarci. Lo stavo aggiornando. Mandare un portatore a cercarne un altro? Assolutamente no. E va bene, troverò io il bastardo. Oh, andiamo, Ron. Guarda che è pericoloso. E se poi ti dovesse capitare qualcosa? Se vuoi un lavoro fatto bene, non mandi un portatore. Clive, ci potrebbe volere un po'. Inizia a cercare il nostro uomo. Io ti raggiungo una volta tranquillizzato Ronald. Norreys è stato visto dirigersi al portale dei decaduti. Potresti chiedere se chi è da quelle parti sa qualcosa. Dobbiamo trovarlo. Non dobbiamo farcelo sfuggire. Farò meglio a trovare questo Norreys prima che intervenga Ronald. È facile individuare un portatore. Tuttavia mi chiedo cosa intendesse con ingannato. Ehi, tu sei il portatore che lavora per Martha, vero? Puoi darmi una mano? Che sfortuna, mi è caduto il cristallo da una collina finendo nella maledetta palude. Non sono abile come te e mi occorre quel frammento per congelare il pesce che devo portare al mercato. È solo una breve discesa, sarai ricompensato. Non ti prometto niente. Da un'occhiata almeno. Potrei aver dimenticato una cosa sul cristallo. Una creatura forse lo ha reclamato.
Reclamato? D'accordo, mangiato, ma ho detto forse, non è sicuro. C'erano parecchi granchi di palude. Che creature infami. A quanto pare dovrò rompere qualche guscio. Non preoccuparti, non ce n'erano poi così tanti. Guarda, sarà una passeggiata e la scala si trova là. Mangiatori di cristalli. Sarà interessante. Sai cosa fare, bello? Mordi, torta! Siamo in fretta. Vai! È finita! Sta giù! Lì, bello! Sai cosa fare, bello? Vai, bello! Vai! Lì, bello! Deve essere questo. Non serve perdere più tempo del dovuto qua giù. Beh, trovato? È tuo, presumo. Sì, l'hai trovato! Grazie! Ancora un po' sotto il sole e i miei pesci sarebbero diventati immangiabili. Attento la prossima volta. Oh, certamente, promesso. Non ha senso gettare le reti al mattino se non ho un cristallo per portare il pesce in città. Un tempo gli onesti contribuenti ne ottenevano di nuovi quando volevano. Ora non più, neanche in cambio di soldi. I cristalli scarseggiano e l'impero stringe i cordoni della borsa sempre di più. Se perdo ancora il mio cristallo, tanto vale abbandonare le reti e iniziare a mendicare. Per caso conosci un uomo di nome Norreys? Sì, lo conosco. È corso via da quella parte poco tempo fa. Sembrava avere una gran fretta. E per qualche motivo aveva con sé una lanterna. Non pensavo fosse un tipo da passeggiate notturne. Allora andava verso le paludi. D'accordo. Grazie. In questo ultimo periodo non fai in tempo a uscire dalla soglia. È uno dei nostri marchiati. Non sarà lontano. Devo tenere gli occhi aperti. Una lanterna. Sicuramente quella che usava Norreys. Almeno ora so dove è andato.
qualcuno le ha uccise facilmente. Chissà se è stato Norris. Norris, presumo. Lasciami stare! Non ti hanno mai marchiato. Ecco come ti sei nascosto. Ti manda Ronald, vero? A izzare un cane imperiale contro il suo migliore amico. E quando mancava così poco, non dimenticherò mai l'odio nei suoi occhi. Ma non ha più importanza. Non diventerò uno schiavo. Sei un portatore anche tu, ti prego. Non farlo. Sai cosa fanno a quelli come noi? Non mi manda Ronald, ma uno degli uomini di Marta. Voleva assicurarsi che stessi bene. Io non capisco. Marta accoglie i portatori. È un'amica. Puoi fidarti di lei. Credimi. Non lo sapevo. Non che la cosa mi sorprenda. Ha un cuore buono, più di tanti altri. Resta qui e non farti vedere. Presto sarai tra facce amiche. Grazie. Pochi sarebbero stati tanto gentili. E... scusa. Non sei un cane imperiale. Tutt'altro. Mi hanno detto di peggio. Ah, ho trovato una lanterna laggiù. Immagino sia tua. Grazie. L'ho persa quando mi hanno attaccato. Ma... a dire il vero, non ne sentivo tanto la mancanza. Sai, me l'aveva data Ron. Oddio. Va bene. La terrò io. Forse posso usarla per mettere fine alla ricerca degli imperiali prima ancora che inizi. Un portatore senza marchio. Vivere libero per così tanti anni. Per poi essere... Non lascerò mai questo compito a un portatore, Andr. Eccoti qui, Clive. Come procede la ricerca? Beh, marchiato. Non hai ancora trovato il bastardo? Solo quel che ne rimane. Un corpo fatto a pezzi dai mostri. E questo? Fammi vedere. No. Impossibile. Possiamo considerare chiusa la faccenda, quindi? O vuoi vedere un cadavere? No, cioè... non mi servono le ossa di un portatore. È morto, chiudiamola qui. Avrei preferito che chi di dovere avesse fatto il suo trovandolo prima. Lasciare che un portatore giri senza marchio non è giusto per niente! Nessuno mi prenderà più sul serio! Guardate l'amico dei portatori, diranno! Sarò lo zimbello di tutti! È vero, Clive. Norris è davvero... è vivo. Lo troverai in una capanna nelle paludi. Ti sta aspettando. Oh, che astuzia. Comunque hai fatto la cosa giusta. Grazie. Non è molto, lo so, ma ti prego di accettare. Ho sentito che i dazi aumenteranno di nuovo. Secondo Marta la piaga è più diffusa a sud. E questo spinge altri mostri a migrare. Temo li incontreremo lungo la strada. Allora è meglio tenere gli occhi aperti. Morti, torta!
Ehi tu, vieni qui! Scusami, la tua spada sarebbe utile. La solita iella, un marchiato. Non ho tempo di contrattare con il tuo padrone. Aspetta. Hai con te il Ciocobo Dormiente? Sei un amico di Marta? Bene, non mi biasimerà se ti sfrutto un po', perché si tratta di lupi. Abbiamo cercato di occuparcene da soli. Abbiamo piazzato un'esca per sorprenderli e poi massacrarli. Ma non ci aspettavamo che il branco fosse così grosso. Immagino li abbia spinti la piaga. Sono andati in cerca di pascoli più verdi. Speravamo che a pancia vuota fossero prede facili, ma la cosa li ha resi solo più feroci. Marta non è una stupida. Avrà visto qualcosa in te. Per favore, elimini i lupi. D'accordo. Quei lupi devono essere una minaccia per tutti. Sì, è proprio quello che intendevo. Io scommetto che quei bastardi sono ancora laggiù a finire quell'esca. Quando li avrai eliminati tutti, va a parlare con il mio amico al ponte. Il suo nome è Bryce. Fagli sapere che potrà attraversarlo. Bene, va allora. Trovare questo Bryce e dirgli che la strada è sicura. Mi chiedo quanto durerà quell'esca. Tu sei Bryce? Perché vuoi saperlo, portatore? Il tuo amico mi ha chiesto di eliminare i lupi, quindi li ho tolti di mezzo. Vorresti dirmi che un portatore ha ucciso un intero branco? Beh, se non l'avessi fatto, non saresti da questa parte del ponte. Diamine, sei proprio un tipo tosto. Ciù. Ah, Frederick! Furbacchione. Io farei anche questa missione. Io non avrei mai pensato di aizzare bestia contro bestia. E piano. Ci hai servito davvero bene. Porgi i nostri ringraziamenti al tuo padrone. Guarda, dei mulini. È Pozza Orientale. Piccolo sono venuto qui con Lord Murdoch. Rosaria sembrava molto diversa all'epoca. Quanta calma.
Sì. Voi siete Clive Rosfield. Sono io, Anna, la moglie di Rodney Murdoch. Lady Anna. Oh, me lo sentivo. Non siete cambiati affatto. Il Lord Marchese e Jill. È un vero piacere rivedervi. Anche per noi è un piacere, Lady Anna. Se avete tempo, dovete venire a trovarmi a casa. Non ho molto da offrirvi, ma lo condividerò volentieri. Sarebbe un onore. Quindi avete vagato per il mondo da allora. Capisco fuggire da quei bruti dei sangue ferreo, ma... Oh. Dover affrontare il mondo così giovani... Non è stato facile, ma... Siamo sopravvissuti e... E ora siamo qui. È magnifico vederti sana e salva, Lady Anna. Pensi di restare a... Pozza Orientale. Rosalith gode della benedizione del cristallo madre, non è vero? Potresti trasferirti. Questa casa contiene molti ricordi. Fino a quando potrò vivere in pace, resterò qui. Non che abbia scelta. La capitale è chiusa ai civili, ordini della duchessa. O dovrei dire... Sua Maestà Imperiale. Le nozze tra Annabella e l'imperatore di Sunbreak hanno portato molti cambiamenti. Sì, immagino. Oh, scusate, non volevo... Tranquilla, non dovete scusarvi. Mia madre non farebbe un'eccezione per voi e vostro marito. Di certo non potrà rifiutare il Lord Comandante. Ah, non lo sapete. Rodney è morto la notte dell'incendio. Non è tornato da Porta Fenice. Mi dispiace. Clive. Povero ragazzo. Siete pallido. Il viaggio deve avervi stremato. Credo dobbiate riposare. Parleremo più tardi. Sei sicuro di non voler dormire dentro? Non posso. Non dopo ciò che ho fatto. Lady Anna ha detto che domattina ti preparerà un cambio di vestiti. È stata davvero gentile. Tredici anni di uccisioni.
13 anni, senza un briciolo di speranza. Ho resistito soltanto per Joshua. Ho giurato che avrei vendicato la sua morte. Che avrei ucciso il suo assassino. Era l'unica cosa che dava un senso alla mia vita. Ma se sono stato io a uccidere Joshua e Murdoch e tutti gli altri, allora perché sono ancora vivo? Mi chiedo lo stesso di me. Ho ucciso centinaia di persone. Tutti quei cadaveri. Quelle vite spezzate prematuramente. Quel giorno in Dalmechia, io volevo raggiungerli. Volevo che tutto finisse. Non potevo sopportarlo. Se quello era vivere, allora meglio essere un altro cadavere. Mi spiace. Ricordi quella notte sul terrazzo? Guardavamo la luna. Ho rivolto una preghiera a Metia ed è stata esaudita. Sei tornato da me. Il cielo deve avere un piano per noi. Dovremmo riposare. Già. Buonanotte, Clive. Sogni d'oro. Grazie, Lady Anna. Forse ora le persone non fuggiranno vedendomi. Siete identico a Elwin quando aveva la vostra età. Perché hai alcuni vecchi vestiti di mio padre? Oh, prima che Elwin divenisse arciduca, le nostre famiglie si vedevano spesso. Lui e Rodney erano come fratelli. Questi abiti sono rimasti in un armadio per anni, a prendere polvere insieme a tutto il resto. Beh, te ne sono molto grato. E scusami se ti privo di questi ricordi. Non preoccupatevi. Vostro padre avrebbe voluto così. Ti stanno bene? Grazie, Lady Anna. Sì, grazie. Sei gentilissima. No, io ringrazio voi. Anche se è stato solo per un momento. Vedervi mi ha riportato a tempi più felici. Buona fortuna. Mio signore, mia signora. Anche a te, Lady Anna.
strada che va a nord. Dovremmo arrivare a Porta Fenice. Andiamo. C'è qualcosa che ti piace? Per caso hai altro per me? Ma voi, gli abiti di Elwin, per le fiamme, siete il suo primogenito, Clive Rosfield. Vi sbagliate. Oh, non credo proprio, mio signore. Siete la copia esatta di vostro padre. Riuscirei a riconoscervi anche se non indossaste i suoi vestiti. Sono gli stessi abiti che Anna stava conservando per voi, se non sbaglio. Aveva giurato che non se ne sarebbe separata per nessun motivo. A meno che non fossero tornati i figli di Elwin. E ora quel giorno è giunto. E potrete finalmente riprendervi i vostri portatori. I miei. Perdonatemi, sindaco. Non venivo qui da quando ero bambino. Non vi ho riconosciuto. Oh, al contrario, mi sorprenderebbe se riconosceste qualcosa. È cambiato tanto da quando Rosaria è passata all'impero. Soprattutto per i portatori, che erano al servizio delle famiglie nobili. Quando i Sangueferreo saccheggiarono Rosalit anni fa, molti hanno perso i propri padroni e si sono rifugiati qui. E ci sono rimasti. Esatto. L'idea era di rimandarli a casa una volta riconquistata la capitale. Ma a quel punto sono arrivati gli imperiali. Rosaria è divenuta una provincia di Sambrec. Il ducato è stato sciolto e quindi loro non avevano più una casa nella quale tornare. Invece, ai tempi di vostro padre, i portatori che perdevano il padrone erano protetti dal ducato. Li consegnavamo agli sceriffi, i quali li assegnavano a una nuova posizione. Quando abbiamo visto come l'impero tratta i suoi marchiati, abbiamo capito che forse non era il caso. Perciò, da allora, sono rimasti qui. E adesso volete darli a me? Sono vostri di diritto, Lord Rosfield. Eredità del vostro defunto padre. Vivranno meglio servendo voi piuttosto che nascondendosi qui. In effetti, molti di loro servivano la vostra casata e tuttora considerano i Rosfield come padroni. Io non sono un padrone. Non più. Non sarebbero al sicuro con me. Certo, vi comprendo. Dovete perdonarmi, sono le fantasie di un povero vecchio. Era una cosa che sognavo da tempo. Tuttavia, ho comunque un favore da chiedervi. Una piccola indulgenza. Sei in mio potere. Uno dei portatori è un uomo anziano che dimostra ancora assoluta lealtà nei confronti dell'arciduca Elwin. Non chiedo di prenderlo al vostro servizio. Vorrei soltanto che lo incontraste. Che gli mostraste che il figlio di Elwin è ancora vivo e che per di più anch'egli è un brav'uomo, come lo era il suo defunto padre. Ne sarò onorato. Grazie, mio signore. Di solito siede vicino al pozzo, guardando le persone che vanno e vengono. Se voi poteste incontrarlo, ve ne sarei davvero grato. Un bravo uomo come lo era mio padre. Non sei così diverso da lui, sai? Soprattutto vestito così. Forza,
Andiamo da quel portatore. Non credo che questo raccolto basterà. Non è qui. Non posso non incontrarlo. Ho già deluso il sindaco prima. Sarebbe crudele farlo ancora. Giusto, chiediamo in giro. Qualcuno l'avrà pur visto. Ma bene, un paio di facce nuove. Che cosa vi porta a Pozzo Orientale? Stiamo cercando un vecchio portatore. Non è che per caso l'hai visto? Ah, intendi l'anziano che aspetta sempre vicino al pozzo? Sì, proprio lui. Che cosa volete da lui, se posso chiedervelo? Venite anche voi dalla capitale? Oh, sì, in realtà. Che bello incontrare altri rosalitiani! Sono cresciuta nella via del mercato. Sarei rimasta se l'arciduca Elwin non fosse morto nell'incendio. Le cose sono cambiate con la duchessa al potere. I pestaggi, gli sgomberi. Le tasse andavano su, nonostante i danni della piaga. Quanto sono sciocca. Racconto cose che sapete. Scusatemi. Temo di non poter aiutare col portatore. Ma non sarà andato lontano. Viene qui tutti i giorni. Come se stesse ad aspettare qualcosa. Chiederemo in giro, allora. Grazie. Buongiorno, mia signora. Cosa posso fare per voi? Sto cercando un portatore, un anziano che lavorava per i Rosfield. L'avete visto? Ah, quel vecchio pazzo. No, oggi non l'ho visto. Strano. Solitamente a quest'ora è lì al pozzo a preparare banchetti immaginari. Prego? Oh, in passato lavorava nelle cucine di Castel Rosalit. Crede di essere ancora lì. Spesso si vede quel povero pazzo che chiacchiera con l'arciduca. Vive ancora in un sogno. Ma meglio che essere qui, immagino. Non credo che la vice regina parlerebbe con un portatore, no? No. Comunque, sarà qui da qualche parte. Dubito che possa allontanarsi troppo. Grazie, lo cercheremo. Ehi, aspettate! Il giovane Patrick, lo stalliere dei Chocobo, potrebbe sapere dov'è. Ha preso il vecchio sotto la sua ala, diciamo. Lavora nelle stalle. Dovreste andare a parlare con lui. Patrick, lo stalliere dei Chocobo. Grazie, lo faremo. Scusami, Jill. Per averti costretta a fare questo. È inevitabile se vogliamo mantenere le apparenze. Forza, andiamo alle stalle ora. Dove diavolo si è cacciato? Perdonami, c'è qualche problema? È il portatore di cui mi prendo cura. Appena gli tolgo gli occhi di dosso, sparisce nel nulla. Non è al solito pozzo, né da nessun'altra parte del villaggio. Tu devi essere Patrick. Esatto, ma... E questo portatore che stai cercando... È un anziano che lavorava nelle cucine di Castel Rosalit, giusto? Proprio lui? E tu come fai a saperlo? Non ti ho mai vista qui a Pozzo Orientale, eppure sembri conoscere il villaggio meglio di me. Perché?
Beh, se state agendo per conto del sindaco, dovete aiutarmi a trovarlo. Ultimamente sta perdendo quel poco di senno che gli resta. Dice che gli sceriffi stanno venendo a prenderlo e che deve tornare al castello. Dovevo tenerlo d'occhio e lontano dai guai, ma ora è sparito e non è che possa farci molto. D'accordo. Tu continua a cercarlo qui. Noi controlliamo fuori. Grazie. Vi sono debitore. Spero non si sia cacciato nei guai. Adesso pensiamo solo a trovarlo. Nessuna traccia. Si è allontanato ancora di più. Là. Vedo qualcuno. Forse è lui. Sbrighiamoci. Compagnia. Non raggiungeranno il vecchio. Moriranno. Certo. Stai bene, amico mio. Forza. Torniamo a casa. Vostra Grazia, siete venuto a prendermi. Vi ho aspettato così tanto tempo, ma finalmente siete qui. Io non sono chi credi. Clive. Ah, sì. Scusami per la lunga attesa. Non c'è alcun problema. Ho pregato il fondatore per il vostro arrivo e ora finalmente mi ha risposto. Torneremo subito al castello, dunque. C'è ancora un posticino per me nelle cucine. No, amico mio. Non possiamo tornare al castello, non ancora. Mi trovo in un'importante spedizione. Potrebbe richiedere del tempo. Mi aspetti a Pozza Orientale finché non ritorno. Poi verrò a prenderti. Promesso. Certo, Vostra Grazia. Per voi aspetterei senza problemi fino al giorno della mia morte. Molte grazie a entrambi. Siete stati molto gentili. Il ricordo del servizio presso l'arciduca è una luce nella sua oscurità. E ora quella luce brilla ancora più intensamente. È solo un'illusione, naturalmente. Ma in questo caso è meglio della verità. Decisamente meglio. La piaga è quasi alle porte. I raccolti stanno morendo e la gente continua ad andarsene. Se Lady Anna non stesse vendendo metà dei suoi beni per aiutare quei pochi di noi che sono rimasti, saremmo già morti di fame da tempo. Abbiamo tutta l'intenzione di tenere i portatori al sicuro, ma a meno che non accada un miracolo,
Molto presto non ci resterà nemmeno una misera crosta di pane per nutrirli. La situazione è così grave. Addirittura peggiore. Ho persino pregato la guarnigione imperiale di accoglierli. Ma quando hanno saputo da dove venivano quei poveracci, stavano quasi per sputarci in faccia. I cani del duca li hanno chiamati, dei nemici dell'impero. Conosco uno di nome Sid, che darebbe volentieri una casa a tutti i portatori. Ci penso io. Quando tornerò da Porta Fenice, gli parlerò. Vi ringrazio, mio signore. Passerete da Pozzo Orientale sulla via del ritorno? Sarei lieto di parlare nuovamente con voi, se ne avrete il tempo. Riguardo al futuro del villaggio e a come fare per sdebitarci con Lady Anna, dopo tutto quello che ha fatto per noi. Sì, certo. Tornerò presto. Arrivederci, mio signore, mia signora. Vi auguro un piacevole viaggio. Terre Morte è un nome adeguato. Non pensavo fossero così vicine. I raccolti scarseggiano. La piaga prosciuga l'etere dal suolo. Se finisse, i campi non avrebbero via di scampo. Niente piante, niente animali, niente vita. E niente mostri. È una magra consolazione. Qui non potremo usare la magia. Un'altra preoccupazione. Come se l'assenza dell'etere non fosse già abbastanza. Prosciuga tutta la forza vitale e ti resteranno solo problemi. È un'altra reliquia dei decaduti. Non riesco nemmeno a immaginare il panorama che c'era prima della piaga. Io lo ricordo. Era splendido. Eccola lì. Porta Fenice. Dove tutto è andato storto. Forza, Clive. È ora di scoprire la verità.
È come se il tempo si fosse fermato. Immagino che nessuno avesse motivo di tornare qui. No. È come l'ho lasciato. Diamo un'occhiata in giro.